Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Tre di Lavoro. E questa sera staremo insieme, come di nostro solito, i venerdì per parlare di storia, in questo caso incontro con l'autore. Perché incontreremo un autore importante, un autore autorevole, che parlerà di un personaggio importante che è un nostro conterraneo. Un personaggio che sta nel mito, ormai nel mito assoluto, e che voi già forse immaginate di chi sto parlando, e come al nostro solito ci facciamo anticipare da un breve video. Da. Voi conosciate che nome mi è, che è il più famoso, fra diavolo. 11 novembre 1806, oggi. E oggi mi stanno facendo. Annata cica mi aspetta il trabucco, condannata a morte, dal San Francese. San Francese che è arrivato qua a rompere la scatola, perché nome te resta uomo. Quando era una parola, nel giuramento la deve rispettare fino alla fine. Come finisce fra tempo? Io che sono stato fra diavolo, voglio essere, ma muore da fra diavolo e da fra diavolo voglio essere ricordato. Quello che mi dà bicce è tutta questa cerimonia che ci fanno attorno. Quando faccio? È venuta una monaca a confessarmi. Chi glielo fa per mestiere, da accompagnare i condannati a morte. Io sono provato a parlarci, ma chi gli ha una ricca entrata a che lato asceva, chi è uno che sta abituato a fare questo. O si trova andanza a fra diavolo, o si trova andanza a si Francesco, per essere la stessa cosa. Quello che mi ha dispiaciuto di più è quando è venuta moglie, ma io ho due figli che tengo. Quello mi dispiace davvero. Dalla sala, ma sapete com'è? Chi ci sta? Giuseppe, se tiene a campare, campano, o con me o senza di me. Io la vita mia la so fatta, yes. Mo che mi portano alla messa, mi faccio la comunione, e una volta fatta la comunione, esce a questa porta, e se ne va fra diavolo. Se ne va fra diavolo, ma voi tenete a sapere, buono è quello che tenete a fare. Io lo mio lo so fatto, mo che me ne voglio, facciate lo vostro. Perché tenete a sapere una cosa, io oggi mi muore. Ma fra diavolo non si muore, perché fra diavolo siete voi. Siete la capacità che tenete di combattere, di fare quello che volete fare, quando vi ci mettete a farlo. Stavolta lo siete fatto vedere a tutti quanti. 7 anni fa lo siete fatto vedere a tutti quanti. Tenete a continuare a uscire. Perché ricordatevi che l'anima vostra è 1799. E chi vi fa scordare il 1799? State sicuri che è uno che non vi vuole tanto bene. Non vi vuole bene. Se ve lo fa scordare o ve lo fa ricordare alla reversa, di un'altra maniera. Ricordate che se vi dicono che non è stata una cosa buona, quella è stata la cosa meglio che siete fatte. Ve lo dice fra diavolo che se ne va. Michele Arcangelo Pezza, colonnello alias fra diavolo, colonnello dell'esercito napoletano e duca di Cassano. Ecco perché ne parleremo, perché andremo a parlare con Carmine Leo, che ha scritto un bellissimo romanzo dal titolo Il convento del diavolo. Ciao Carmine, come stai? Benissimo, e saluto anche te e tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo. Da dove sei oggi? Dove stai oggi? In questo momento ho finito di preparare una nuova traccia per il nuovo romanzo, che non vi anticipo, e sarà sempre un romanzo storico. Ma quanti romanzi hai scritto nella tua vita? Allora, ho scritto in 8 libri, e ti dirò, il primo romanzo a 14 anni e vinsi un premio internazionale a Roma. Ero un ragazzo della
terza media allora. E poi ho smesso perché fino all'età di 20 anni mi sono dedicato a un giornalismo d'istituto che poi ho portato con me, e diventando giornalista dal 2005. E la storia mi ha sempre molto 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 appassionato, anche perché vivevamo in un periodo storico in cui si studiava la storia su libri preconfezionati, e quindi io sono stato sempre uno spirito libero. Guarda, adesso metto in primo piano questo libro che hai fatto, ecco, no. Il convento del diavolo. Dimmi subito, questo è ambientato vicino a casa tua, credo, no? Sì, è un libro ambientato proprio nel mio paese d'origine, in cui era sulle montagne alte all'incirca 1100 metri, 1150 metri, era stato costruito un convento dall'allora Marchesa Carafa, Caracciolo, che erano i signori di questo feudo. Aspetta, importante, aspetta. Caracciolo o Carafa? Carafa Caracciolo, la signora, la marchesa era Carafa, aveva sposato il principe Caracciolo. Intanto diciamo che il paese è Sant'Angelo in Scala, vicino a Montevergine, giusto? Angelo a Scala, che ha dato i natali anche a Paolo Barto. Vicino a Montevergine. Esatto. Si trova a pochi chilometri, 5 chilometri, dalla salita di Montevergine. E quindi diciamo che è lo stesso pianoro, gli stessi monti del Partenio, che collegano la storia di Fra Diavolo con la storia di questo convento. Ecco, dimmi una cosa, ecco, intanto parliamo, ecco, faccio vedere il libro Il convento del diavolo, che tra l'altro ha una prefazione particolare, perché a quell'ora era prefetto, ma ora è diventato ministro, credo, Piantedosi, no? Sì, il carissimo ministro Piantedosi, amico, tra l'altro è presidente dell'associazione di cui faccio mio onore di far parte, e che leggendo la prima bozza si trovò a commentarla e fu colpito, per cui disse che sarebbe stato onorato di fare la prefazione, cosa che poi... Sì, a quel tempo era prefetto di Roma, no? A quel tempo era prefetto di Roma, e dopo pochi giorni dall'uscita del libro dovevamo fare una presentazione, e questa presentazione doveva essere presente anche il signor ministro, però quel giorno da prefetto fu convocato dalla premier in pettore Meloni, e fu, diciamo, proposto la carica di ministro, per cui non poteva venire a fare la presentazione nel nostro comune, Sant'Angelo a Scala, ma mi ha mandato, e ha mandato anche al sindaco, una bellissima lettera che abbiamo letto durante la prefazione e la presentazione del libro, e quindi sono stato onorato in questo modo dalla sua partecipazione. Senti, lei, Carmine, ma il libro praticamente parli ovvio dei personaggi, ma parli anche molto della tua terra, del tuo paese, ma onestamente sei partito da Fra Diavolo per parlare del paese, o sei partito dal paese poi per parlare di Fra Diavolo? Qual è stata la molla che ti ha spinto a scrivere questa cosa? La molla che mi ha spinto è stata la storia, e come fin dall'inizio si può comprendere, è stata una storia che ho rivissuto oniricamente, nel sogno, tra sogno e realtà, perché il là mi è stato dato da una manifestazione
diciamo popolare del paese, che si è ritrovato su sui ruderi del convento dell'Incoronata e raccontando la storia di questo famigerato, da molti considerato fra diavolo, io ci ho voluto vedere chiaro, perché la storia non mi convinceva, e scavando ho trovato ben altra cosa. C'è un eroe per me, un uomo ricco di valori che oggi magari sono messi in dubbio. I giovani, forse leggendolo, potrebbero capire che certi valori che oggi sono messi un po' in disuso potrebbero essere valori che non solo diventano attuali, ma anche diventano fortezza per la stessa gioventù. Sì, Carmine, è tra cose importanti, deve essere punto di riferimento. Tu sai che nel nostro regno, nella nostra terra, nasce prima il mito e poi la storia. È sempre stato così. E quindi qui parliamo di un personaggio come Fra Diavolo, che è nato dalla mia parte, in Alta Terra di Lavoro, io di Cassino, di Sessa, lui di Itri. Parlando di regni, dovremmo parlare e affondare un po' il bisturi in ciò che la storia ha voluto tenere nascosto. No, ma Carmine, ti premetto che io non uso i termini sud e meridione, che sono termini che ritengo lombrosiani, per mia scelta. No, esatto, un po' il lombroso lo usava da un punto di vista anche anatomico, per cui le differenze anatomiche mentali dovute dal cervello più grande e più piccolo dell'ombroso le lasciamo stare a chi crede ancora in questo. La storia è ben altra cosa. Esistevano due regni. Un regno, oggi potremmo definire un po' la Russia e l'Ucraina, no? Un po' un parallelismo lo possiamo fare, un popolo aggressore e un popolo aggredito. Però c'è anche da dire che tra il popolo aggredito molte persone si sono lasciate conquistare dai soldi, si sono lasciati comprare. Ecco perché noi parliamo di un'unica realtà, ma che ancora nel contempo esiste come doppia realtà. E non è questo soltanto che ci differenzia, ci differenziano altri valori, ci differenziano anche situazioni di tipo proprio culturale. E spesso e volentieri parliamo di un'unica Italia, però purtroppo non siamo stati, o meglio, non sono stati capaci di unificare l'Italia. Gli italiani ci devono ancora fare, secondo me. No, Carmine. Allora, che dire, non hanno voluto farla e non la vogliono fare, perché c'è stato, ma qui adesso andiamo nel 1860, qui diciamo che nel 1799 sono state gettate le basi per perdere il regno, perché il regno si è perso nel 99, quindi parliamo soltanto di quello che può... Dani, io non contesto la rivoluzione francese, come non contesto, ho mai contestato la rivoluzione industriale inglese, ma la rivoluzione francese aveva tre grossi diciamo ideali: liberté, fraternité, égalité. La libertà è che se io invado non ho più libertà, cioè io tolgo il diritto alla libertà a un popolo. L'égalité, la uguaglianza. Io voglio fare una nazione. È vero che in Germania, in Francia, in Spagna il concetto di Stato, il concetto di nazione è cresciuto e si è avvalorato già molti secoli prima che non in Italia. In Italia si è atteso dopo il 1860 con l'invasione del Regno Sabaudo, commissionato poi dagli inglesi, commissionato dai francesi, sul Regno
delle due Sicilie. Ma nello stesso tempo il problema è che questi valori di egalità, fraternità e libertà sono stati proprio messi in disuso dalla stessa componente che gli proponeva. Cioè la rivoluzione francese poi è diventata uno stato di terrore, poi è diventato una dittatura a tutti gli effetti. E nel tempo disconoscendo ciò che era il terreno molto importante di valori condivisibili, bastava soltanto fare altre cose, come magari riconoscimento delle diversità e quindi anche il riconoscimento dell'identità di un popolo, ma questo non è stato fatto e non parliamo. Carmine, ci sarebbe da dire qualcosa su quello che sta dicendo? Che allora, libertà, egalità, fraternità, c'è da dire che la parola fraternità e fratellanza è sparita da subito. Sì, perché sì. Io molte volte chiedo pure a molti studiosi della rivoluzione francese perché è sparita là. Se tu vai sul nuovo monitore napoletano, trovi scritto sopra libertà, egalità, ma la parola fraternità non c'è più. Perché fratellanza voleva significare altre cose che loro non me lo sanno dire, fanno finta di non saperlo, ma comunque adesso non è tempo. No, ma tendono a nasconderla, non è che fanno finta di non saperlo. Perché la fratellanza la storia vuol dire che tutti a modo loro. Perché da quelli che aspetta Carmine. Carmine, aspetta, qua parliamo di cose ideologiche. Questa è tutta propaganda, perché loro sono sempre dei giacobini, sempre dei borghesi, e per loro il positivismo e il razzismo è una cosa molto forte, quindi il termine fratellanza non era possibile tenere. Quindi è molto importante questo aspetto. La fratellanza ancora oggi non parliamo soltanto del 1870, del 1860, quando il concetto dell'italianità, dell'unica nazione, dell'unico Stato, ce l'hanno propinato in tante salse, però poi non c'è stato mai. Ma guarda che noi oggi stiamo vivendo il tramonto delle nazioni, perché si sono trasformati in nazionalismi. Esatto, non soltanto, non soltanto dicevo, ma oggi più che mai c'è l'assenza di uno Stato e quindi di una nazione, quello che dicevi. Oggi non esiste la nazione, oggi facendo l'Europa e immettendosi in questo grande contenitore che è l'Europa, abbiamo pensato, ci hanno spinto a pensare che noi tutti fossimo un'unica famiglia, ma non è così, perché ognuno fa i propri interessi, ognuno lo vediamo nella politica attuale, ogni nazione va avanti per se stessa, la parvenza di unitarietà non è mai esistita. L'Europa voluta dai padri fondatori è ben altra cosa e non era assolutamente una compulsione di stati. Quindi è Carmine, tanto da parlare. Carmine, le nazioni sono morte. Oggi siamo tornati agli imperi, l'impero americano, l'impero russo, l'impero indiano e l'impero cinese. Parliamo di imperi, non soltanto di... L'Europa che ma parliamo specialmente di imperi economici, e ciò che guida tutta l'economia, cioè ciò che guida tutta la storia del mondo. L'Europa non è più nulla. L'Europa non è più nulla. Il suo declino è iniziato con la rivoluzione francese. Diciamo che il suo declino è iniziato ed è finito con la rivoluzione francese. Perché tutti quei valori che oggi noi diciamo grazie alla rivoluzione francese abbiamo riscoperto o abbiamo scoperto, non è vero. La libertà di essere se stessi e di essere un popolo, la dignità di essere un popolo, non ce l'ha portata la rivoluzione francese. La rivoluzione francese è stato un sovvertimento di ordine pubblico, dal re alla repubblica. Però poi la repubblica che cosa è sua? Che cosa ha dimostrato? Che specialmente in quegli anni la Repubblica è diventata prima re e poi imperatore. Quindi si è trasformata di nuovo in impero, ritornando lì da dove era partita.
1789, 1780, gli inizi della rivoluzione francese, pensavano di abbattere lo Stato monarchico, benissimo, ma cosa mettiamo al posto dello Stato monarchico? Mettiamo la Repubblica. La Repubblica è fatta da persone che avevano interessi. Chi erano queste persone? Grandi latifondisti, grandi banchieri. E quindi si è ritornato di fatto a quello che era un impero prima di tutto e poi politico. Bisogna mettere un po' di ordine, attenzione. Il vero spartiacque è la guerra dei trent'anni che sfocia nella pace di Vestagna. Con la pace di Vestagna cambia tutto l'ordine internazionale, la legislazione internazionale, e si arriva al grande leviatano di Thomas Hobbes, quindi il dispotismo illuminato, che prima stava su una sola persona, poi diventa repubblicano e poi imperiale. L'impero che era quello di Napoleone è completamente diverso di quello che era l'impero delle Spagne, completamente diverso. Oggi ancora alla figura di Garibaldi, fammi parlare un attimo, bisogna chiarire queste cose. Ancora oggi viviamo il grande leviatano in varie forme. In Italia, ti faccio esempio nel nostro piccolo, l'Europa non esiste più, non è mai esistita dopo la sconfitta. Ma fino a quando nel Parlamento italiano esistono deputati parlamentari eletti senza vincolo di mandato, vuol dire che loro esercitano un potere per conto di altri, prendendo il giro in popolo. Questa è la cosa più importante. Quindi viviamo il grande leviatano in forme diverse. Però per tornare a questo discorso, e chiudiamo, poi passiamo al libro e a Fra Diavolo, che è morto, perché è uno scontro di civiltà nel 1799, non è uno scherzo. E, basta ascoltare il canto dei Sanfedisti per capire che il popolo a quel tempo aveva capito tutto perfettamente. Libertà, qualità, fraternità, tua roba a me e roba a te. Quindi loro avevano capito che si stava istituzionalizzando, diventava sistema la corruzione. Ma infatti... loro dicono, tu rubi a me. E io a questo punto tu rubi a me. E io a questo punto sono legittimato a rubare a te. Ma è questo che lo Stato italiano ancora oggi torna a essere uno Stato ladrone, nel senso che se io dopo 42 anni prendo una pensione perché ho lavorato per 42 anni, tanti di questi signori che dicono di fare gli interessi della collettività, come usano dire specialmente a sinistra, no? Che cosa succede? Che questi signori, una volta che sono seduti in quegli scranni, difficilmente cercano di dividerlo o condividerlo con gli altri. Dire, vabbè, adesso prova tu. E poi non si va avanti per merito. Tu sei un qualcuno che fai veramente l'interesse del popolo. Tu vieni soggiaciuto, vieni messo da parte perché dai fastidio. E io lo vedo nel mio piccolo comune, lo vedo nei comuni a fianco a me, perché ormai questa politica che è del, diciamo, tardo, della tarda Prima Repubblica, esiste ancora, non l'hanno mai abbattuta. E se noi facciamo caso al primo Parlamento italiano, quando è stato eletto il primo Parlamento italiano, chi c'era nel Parlamento italiano? Mica c'erano i rappresentanti del popolo, c'erano i grandi latifondisti, i grandi industriali, quelli che c'era il notabilato soprattutto. E la difondisti, loro rappresentano i propri diritti, non i propri, comunque, i propri diritti, come ci hanno sempre definito. Carmine, noi siamo tutti di sempre di qualcuno. Allora, Carmine, quello che voglio dirti è che la corruzione riguarda tutto il mondo occidentale, quindi non è una cosa così strana. E adesso però passiamo a questo libro. Vogliamo parlare prima del convento. Il convento, che convento è questo convento che allora, vediamo una bellissima in questo libro, che è meraviglioso. Il convento,
che sono attualmente hanno subito un primo intervento per essere riportati alla luce. E come si può vedere dalla mole di questi ruderi, il convento era un convento molto importante. In Italia questo convento, in cui agivano i camaldolesi, una comunità di camaldolesi di fino a 35 monaci, questo convento era così ricco e così importante da essere il secondo convento camaldolese dopo quello di Firenze, in Monte Amiata, Monte Corona, voglio dire. E aveva le ricchezze che, e i possedimenti che raggiungevano addirittura la Calabria, possedimenti anche in Sicilia e nell'Abruzzo e in Molise, quindi era un convento molto 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 ricco. E in questo convento, questo convento è legato alla storia del territorio, perché era il convento in cui molte persone venivano per chiedere soccorso, carità, eccetera, e i monaci si mettevano a disposizione delle comunità. È proprio qui che c'è l'incontro tra due realtà, una realtà che doveva obbedienza a Dio, quindi al comandamento dell'accoglienza, della carità, e un'altra persona, un personaggio che da molti era ritenuto un diavolo. Il diavolo non perché fosse il diavolo, e poi spiegheremo perché è stato chiamato poi fra diavolo. Questa persona era un personaggio storico molto importante per il Regno delle Due Sicilie, perché nello stesso tempo in cui si incontra con i frati, più volte è stato ricoverato, è stato accolto da questi frati, e anche nell'atto finale della sua vita, quando si rifugierà, perché è battuto dal colonnello Igu, si rifugierà proprio in questo convento. E la storia di questo convento sarà unica con il suo personaggio storico, fra diavolo, perché verrà raso al suolo, come vedete, distrutto per aver dato ospitalità fra diavolo. C'era una lettera dei francesi di Giuseppe Bonaparte, che non riuscendo a prendere fra diavolo, questo numero uno dei briganti così dichiarato, nemici della Francia, dei francesi, emanò un bando dicendo che chiunque avesse dato ospitalità o avesse cercato di aiutare fra diavolo sarebbe stato passato per le armi, e nello stesso tempo le sue proprietà sarebbero state o toltegli oppure demolite. Cosa che avvenne con il convento. Senti Carmine, ma fra diavolo è stato lì già nel 1799, già dalla prima invasione francese? Sì, allora certezza di questo non ce n'è, ma comunque fra diavolo ha battuto queste montagne, perché un po' prevenendo quello che fece il cacciatore delle Alpi con il generale Garibaldi, lui combatteva con una guerriglia, con la sua massa, cioè col suo esercito, combatteva i francesi laddove poteva sconfiggerli, e per lunghi anni, dal 799 con la Repubblica Partenopea, già noi lo troviamo a Napoli, lo troviamo in Calabria e lo troviamo su queste montagne. Quando è caduta la Repubblica Partenopea ed è tornato di nuovo il re a Napoli, lui ha smesso momentaneamente perché si era ristabilito l'ordine, ed essendo un militare
e non soltanto militare, ma un alto ufficiale dell'esercito borbonico, aveva avuto l'onore dal re Ferdinando IV di essere nominato duca di Cassano, duca di Cassano, e che gli dava anche una dignità di nobiltà oltre a quello che era il regolare grado dell'esercito. Senti, la distruzione fu fatta da Giuseppe Bonaparte, no? Sì, Giuseppe Bonaparte ordinò, io nel romanzo diciamo c'è una parte storica che è conseguenziale a tutte le date, a tutte le situazioni e le battaglie che ha condotto il colonnello Michelangelo Pezza, a tutte queste date corrisponde anche una parte, diciamo, romanzata, però che corrisponde comunque alla realtà e alla veridicità storica del testo. Quando noi parliamo di Michelangelo Pezza e se ne parla come un brigante, c'è da accostare la figura di Michelangelo Pezza a chi, pur di pagare il proprio esercito, la propria massa, si è spogliato dei suoi beni e ha pagato con i suoi soldi, con la sua, diciamo, retribuzione, e il proprio esercito, che non avrebbe avuto diritto al pagamento perché non c'erano soldi nella cassa. 25.000 ducati lui avanzò. 25.000 ducati. Non c'erano soldi, e sappiamo perché non c'erano soldi, perché va detto anche che il regno delle Due Sicilie all'epoca era il regno più, e dico più ricco d'Europa. Prestava i soldi addirittura al Ducato di Firenze, prestava i soldi ad Amsterdam, alle filiere di Amsterdam, e tutti coloro che oggi hanno depositato in banca il Banco di Napoli, oggi è il Banco di San Paolo di Torino, anche questo è passato comunque tra Napoli e Torino, no? Allora, il Banco di Napoli era un banco di pegni ed era un po' la cassaforte del regno di Napoli. Adesso non voglio sbagliare, però mentre lo Stato Sabaudo aveva un deficit di parecchi milioni di ducati, chiedo scusa, lo Stato o il Regno delle Due Sicilie aveva qualcosa come 40-50 milioni di ducati. Quindi siamo ben attenti. Anche questo poi spinse il Regno Sabaudo a conquistare, e non ad annettersi, ma perché non ci fu nessuna annessione, a conquistare il Regno delle Due Sicilie per la sua ricchezza, per la sua flotta, che era la migliore flotta mercantile d'Europa, e aveva i migliori generali, i migliori ammiragli d'Europa, tanto è vero che faceva paura all'Inghilterra. Senti, poi no Carmine, torniamo un attimo al discorso qui del testo, non usciamo, se no altrimenti non possiamo dare visibilità a questo tuo lavoro che è enorme. Ma quando ci fu la distruzione, Napoleone distrusse solo il convento o tutto il paese? No, distrusse il convento e mandò al confine i monaci, che dapprima furono ospitati a Napoli suoi camaldoli dalla propria comunità, e poi avevano un obbligo entro una data fissa di abbandonare il regno francese di Bonaparte. Ma questo accadde dopo che lui fu giustiziato oppure prima? No, allora accadde qualche giorno prima
nell'ottobre del 1806, che fu distrutto e furono portati i frati a Napoli, mentre l'11 novembre del 1806 subì l'impiccagione a Piazza Mercato del Carmine. Quindi pochi giorni dopo, un processo farsa, anche lì venduti chiaramente perché così si voleva. Sì, che poi sappiamo bene che gli offrirono la possibilità di passare all'esercito francese. Sì, perché era una mente eccelsa, era uno stratega intelligente, un uomo vissuto che aveva vissuto proprio con la guerriglia e quindi aveva assunto ormai nel sangue delle tecniche di combattimento che lo facevano veramente essere paragonato fra diavolo ha inventato la guerriglia, ha inventato, non dimentichiamo. Esatto, sì. E voglio dire di più, nella battaglia di Sernia, la battaglia contro i francesi, e lui con la sua massa di all'epoca ne aveva circa 1000 di uomini, lui ne ammazza 400 di francesi, perdendo soltanto 40 uomini. Quindi aveva un valore strategico e chiaramente faceva gola anche al re Giuseppe Bonaparte. No, il problema, oltre a questo, è che poter assoldare nelle proprie file i generali ufficiali dell'esercito con cui tu stavi combattendo voleva significare dare anche una mazzata al morale delle popolazioni. Certo, perché le masse, le popolazioni del regno erano agguerrite. E poi soprattutto i francesi amavano a dismisura Michele Arcangelo Pezza. Infatti, se fosse francese, metterebbero una statua per ogni angolo di strada. Bravo, mentre bravo. In Italia lo vogliono considerare un delinquente. Noi qua abbiamo sempre tributato altro che onori. Solo grande odio, mi permetto di dire, perché soltanto negli ultimi anni, con il cinema neorealistico, con gli anni 50, gli anni 60, c'è una vera riscoperta di Michelangelo Pezza. Fino allora era il grande. I francesi addirittura gli fecero un'opera con Diobert. No? Sì, quella di Diobert. Forse è stato il guerrigliero più rappresentato dall'arte, sia musicale che cinematografica e teatrale. Sì, a tributargli questo onore. Cioè, i francesi che l'hanno combattuto con Bonaparte, poi gli stessi francesi gli tributano la grandezza, quindi la grandezza sia morale, perché di valori, di principi, di coerenza, e sia la grandezza strategica. Senti, era l'incubo dei francesi, fra diavolo. Era l'incubo. Poi era lui rifiutò, io ho giurato per un solo Dio, un solo popolo, un solo re, e rifiutò e andò a morire a Piazza Mercato con la moglie e i figli, due figli piccoli che stavano lì. Vedi lo spessore umano del personaggio. Lui abitava giù alla Marinella, più o meno vicino a Piazza Mercato, sul lato che a Napoli chiamano Vanvitelliano, perché erano palazzi dell'epoca vanvitelliana, ed è quello che oggi appare come rinnovato, un quartiere rinnovato di Via Marina. E lui abitava lì, in un palazzo, distinto e signorile, niente di eccezionale, però era un palazzo distinto e signorile. E la storia dice che quando usciva, anche per andare a fare la spesa,
con la famiglia, con i momenti in cui era a casa, era molto ritenuto proprio un eroe dal popolo napoletano, un eroe che aveva combattuto per il suo re, per il suo popolo. E quindi diciamo che in quel frangente, fino a che i francesi non ebbero la meglio dopo la riconquista del regno di Napoli, e chiaramente per paura molti napoletani dovettero dire e affermare che era un brigante, diciamo che per lui godeva ancora degli appoggi per poter sfuggire. Lui infatti alla fine cercò di raggiungere o Napoli o Salerno, perché una nave inglese lo avrebbe dovuto portare dal suo re a Palermo. Quindi il popolo napoletano sapeva che lavorava, combatteva, soffriva per la sua terra, la sua nazione. Senti, parliamo un po' del libro, che è molto bello, ben fatto, corredato anche di tantissime foto, molto belle alla fine, c'è anche un riferimenti bibliografici importanti, quindi vuol dire che hai lavorato molto per fare questo testo. Ma parliamo un po' dei personaggi, e qui vedo che, come al solito, poi Fra Diavolo era anche uno che piaceva e a cui piacevano le donne. C'è questo personaggio femminile che è Rachele, vogliamo parlare di questo personaggio femminile un attimo? Allora, nella realtà Rachele era molto gelosa di suo marito, e non soltanto, si gelosia molto facilmente, anche se il colonnello, quando passava per la strada, questo è un racconto che ho trovato in un libro di a Napoli, nella biblioteca a Napoli, se si voltava a guardare così una donna, Rachele gli teneva il broncio fino alla sera, e mentre andavano a letto pretendeva le sue scuse. Era un uomo belloccio, che si curava anche essendo il cosiddetto brigante, perché i briganti molto spesso sono un po' visti come degli scapigliati, un po' sporchi, malandati. No, lui si vestiva sempre in un certo modo, con la sua uniforme, ed era molto legato all'uniforme, tant'è vero che alla sua impiccagione lui volle l'uniforme e gli fu concesso di vestire l'uniforme da brigadiere. Sì, gli fu fatto un torto, perché lui, essendo un ufficiale, avrebbe dovuto fare la decapitazione o la fucilazione, ma non la forca. Sì, gli fu fatto un torto proprio perché voleva essere un violento, proprio violento messaggio alla popolazione. Quindi qui parli pure un capitolo del processo farsa, quindi dedichi proprio un capitolo alla farsa del processo. L'avvocato che gli fu proposto da questa nobildonna, che era amica di famiglia, era un avvocato di grido, ed era un principe del foro, e all'inizio si mostrò molto attivo e si mostrò molto preso dal processo. Dobbiamo dire due cose. La prima cosa, gli si voleva dare un avvocato d'ufficio che faceva parte del sistema. Lui non se ne accorse neppure, non lo voleva neppure. Fu la moglie a implorare un avvocato presso l'amica. Questo avvocato, che si trova abitava nel palazzo di via Tribunali, proprio quello ad angolo con via Duomo, fece i primi tentativi, però visto che non c'era altra possibilità,
cercò di comminare la sua pena da pena di morte almeno a carcere duro. Devo dire che in questo frangente poi interviene l'intervento del colonnello che lo stimava moltissimo, colonnello Igu, perché era più o meno simile nell'atteggiamento mentale, nella coerenza con il cosiddetto bandito fra diavolo. Però lui rifiutò sdegnosamente di essere venduto, di vendersi, di chinare la capo. E diceva così che la sua testa, se fosse stata recisa o fosse stata comunque tagliata, avrebbe generato con quel sangue altre migliaia di eroi partenopei. Senti, purtroppo arrivarono i francesi, fu una mattanza di quello che fecero i francesi in quei 10 anni. Senti, di cui se ne parla poco, voluto, non so perché, ma se ne parla poco. Senti, ma poi qui parli pure l'incontro dei gentiluomini, quindi tu parli proprio dell'incontro che c'è stato fra Diavolo e Hugo, ci dedichi un capitolo? Sì, sì, perché è una cosa che mi ha colpito, cioè molto spesso noi disistimiamo persone che ci sono vicine e che abbiamo sotto gli occhi le proprie gesta fatte non a vantaggio personale, però non ne siamo coscienti, mentre invece chi ha combattuto, chi lo ha avversato, chi ha cercato di, giustamente dal suo punto di vista, di metterlo in galera, di renderlo inoffensivo, ne ha potuto ammirare veramente il valore e bearsi delle qualità di questa persona. Oggi sì. Fare un parallelo tra la politica oggi e quello che è l'uomo Michelangelo Pezza. Era facile dire io tengo più, gli avevano promesso il grado di generale, una vita brillante, la moglie, i figli trattati con nobiltà, poteva avere ciò che voleva, e lui ha rinunciato a tutto questo per proprio amore del suo re, quindi coerente. Per il giuramento dato. Ti ha colpito molto questo rapporto che c'era tra Ugo e Fra Diavolo, e infatti sì, questa è una cosa che compare in tantissimi scritti. Sono due personaggi veri, genuini, che anche su campi contrapposti si stimano, sono personaggi a cui la storia deve qualche cosa, deve il loro valore, sì, ma soprattutto la comprensione e l'atteggiamento l'uno dell'altro, e senza volere essere di parte. Io dico che se ci fossero più uomini che avessero di tanti valori e li condividerebbero con tante persone, allora forse il mondo sarebbe migliore. Beh sì, alla fine la guerra è sempre uguale, perché non dimentichiamo che Hugo braccò Fra Diavolo in maniera spaventosa, sì. Non gli diede tregua, e anche se poi la fine l'ordine di Fra Diavolo invece era quello di difendere il suo stato, il suo re, e quindi da due punti di vista diversi, divergenti, abbiamo però due uomini coerenti. Sì, alla fine si guardano negli occhi e si dichiarano l'uno estimatore dell'altro. L'uno vorrebbe salvare l'altro, ma l'altro chiaramente, se si fosse venduto, avrebbe messo una pietra tombale su quei valori in cui l'amico Hugo credeva e che condivideva.
diciamo, amico, mi sembra una parola forte. Diciamo che erano due soldati leali, che non Sì, era poco. sì, sì. Ognuno combatteva la sua guerra, chi da invaso e chi da È amico invadito. una parola forte, hai ragione, però l'amicizia su che cosa si basa? Su valori condivisi, sulla fiducia. Ora, avendo combattuto, perché quello precedente non era mai riuscito a batterlo, avendo combattuto a pari armi con il suo nemico e avendo visto il valore di questa persona, chiaramente avevo imparato anche ad apprezzarlo. Quindi, se non Sì, è no, proprio amicizia, diciamolo, non è proprio amicizia, questa è un'altra comunque. cosa, che poi alla fine ebbero bisogno di un tradimento per catturarlo, altrimenti non l'avrebbero preso. Sì. Fu catturato proprio perché fu tradito, Poi ma qui. altrimenti sarebbe passato alla storia come chi aveva combattuto, come colui che aveva preso e conquistato contro i francesi Gaeta, la roccaforte di Gaeta, dove i francesi subirono quella disfatta proprio ad opera di Fra Diavolo, di Michelangelo Pezza, il generale all'epoca, generale di quella piazza, Pezza che mise in crisi tutta l'organizzazione francese fino a che non si dovette arrendere. E qui c'è ci fu un'altra vigliaccata, insomma. Qui ci fu Sì, la. vabbè, poi aveva molti più nemici dentro, aveva molti più nemici dentro che fuori che dagli avversari, fra diavolo, perché c'erano tantissimi che non volevano che lui potesse emergere. Vabbè, senti, poi qui dedichi due capitoli proprio alla vendetta, alla distruzione e saccheggio, quindi tu ti concentri molto sulla post morte di fra diavolo legata al convento, giusto? Certo, è legato al convento, ma è legato anche a un processo di autodistruzione dei cittadini locali che non si avvedono che poteri più forti hanno, invece che ricostruire questo luogo così incantato, così misterioso e anche così ricco di storia, lo hanno depauperato. Chi rubava un altare, chi rubava un altro, chi rubava un'altra cosa. Pensa che noi l'abbiamo ancora nella nostra chiesa madre, quella di San Giacomo Apostolo, la cosiddetta opera Merliani, del Merliani di Nola, che è la Madonna dell'Incoronata, per non farla rubare, i monaci l'hanno sotterrata nel 1806 ed è stata disotterrata soltanto nel 1812, quando il Tribunale di Napoli, ecclesiastico, ordinò che tutto ciò che era stato tolto a Sant'Angelo ritornasse nel luogo dove era stato derubato. Ma questo non avvenne poi. La storia può continuare all'infinito. Eh sì, allora chiudiamo, che andiamo verso il termine. Dedichi il capitolo finale col titolo che è tutto un programma, Ritorno al presente. Sì, perché vorrei dare una sveglia a quanti uomini politici gravitano su questa zona, a cominciare dai sindaci, a cominciare dagli operatori cosiddetti ecologici, a cominciare da quelli che dovrebbero procreare situazioni per far emergere questa cultura, questa bellezza culturale, questa storia. E invece non si fa niente, anzi, ognuno tenta di manovrarla in modo tale da avere. Dico di più, nel momento in cui hanno tentato di metterla in sesto, guarda caso sono finiti i soldi, guarda caso troviamo le pietre, quelle pietre che ci raccontano questa storia e continuano a raccontare questa storia nelle mura perimetrali di alcuni grandi ditte, grandi
costruttori nella zona, quindi fanno bella mostra di queste pietre, che però in questo caso, come dico e scrivo, raccontano ben altra storia, quella di ladri, quella, una storia di approfittatori, una storia che ancora oggi su questi comuni continua. Ecco, e mi voglio riallacciare al mio primo libro, al Partenio Terra Amara Ma Bella, che è stato il mio primo volume di indagine giornalistica. Bene, io mi sono scagliato contro la camorra qua, su questa zona, che non è fatta di Luparo o di altro, ma è fatta di colletti bianchi, di imprenditori che si mettono d'accordo e si dividono le cosiddette parcelle d'oro per la costruzione di strade, per la costruzione di locali inutili, tra l'altro, per la costruzione malfatta. Comunque, pensa che ci sono strade fatte 6, 7, 8 volte e che sempre con la spesa pubblica. Ci sono edifici che non servivano, ex comuni, che poi sono rimaste soltanto opere vuote, nemmeno finite, opere del deserto, e che hanno mangiato soldi. Sono state fatte appropriazioni indebite di luoghi comunali, come il castello, come le mura del Palazzo Carafa, cioè senza nemmeno un atto notarile. Di cosa parliamo? Senti, c'è da dire che da noi qui asfaltano le strade che sono buone, mica asfaltano quelle buone, sono sempre asfaltate, quelle invece di dissestate sono sempre uguali. Vabbè. Senti, dimmi una cosa, ma quel Carafa che c'è da voi ha nulla a che vedere con il Carafa Ettore Carafa, quel macellaio che si distinse nel 99 per i suoi crimini contro le popolazioni napoletane, che divenne repubblicano? No, è il ramo cadetto, quello là che è di Ettore, è un ramo cadetto, è il ramo dei Caracciolo, dei Carafa Caracciolo, è il ramo diciamo papale, il cui zio era il cardinale di Napoli, poi è diventato cardinale di Stato a Roma, e che poi avviò, per esempio, il nipote Paolo IV, diventato Paolo IV, che poi conosciamo come il grande Papa dell'Inquisizione, no? Che comunque va rivalutato alla luce di alcuni fatti, ma comunque fu il Papa che diede già una svolta più cruenta all'Inquisizione. No, non è Ettore è un ramo a parte, questo è il ramo della famiglia Caracciolo e Carafa, che era di Montorio. Superiore del ramo salernitano, Napoli-Salerno, questa zona qui. Sì. Senti, quindi andiamo a chiudere con una riflessione. Io che ripeto sempre che il 1799 è attualissimo. Anche tu con questo libro, con i tuoi studi, possiamo dire che è più attuale del 1860 e del 1799, che è stato uno scontro di civiltà che è ancora in atto. Ma il 1860 non è stato altro che un'invasione. Noi ne parliamo oggi. Vabbè, pure i francesi fecero un'invasione, Carmine, pure i francesi fecero un'invasione. Sì, è quello, di questo sto parlando. Di questo sto parlando. I francesi fecero un'invasione nel Regno. E stavo dicendo, come oggi, per esempio, la Russia ha invaso l'Ucraina, all'epoca la stessa cosa avvenne con i mille. Si aprirebbe un altro libro, cioè noi, i mille non potevano conquistare un regno come quello del Regno di Napoli, delle due Sicilie. Ma comunque, andiamo. Il 1799 è stato un pochettino una data rivoluzionaria, non perché ha portato determinati valori, ma rivoluzionaria perché ha messo fuoco in tutta Europa. Non ci dimentichiamo che in quel periodo, dal 1789 fino al 2014,
dopo il congresso di Vienna, l'Europa era in fiamme. Quindi non c'erano valori di pace, valori di solidarietà. Non se ne rendo proprio conto, qui si parla sempre della seconda guerra mondiale, giusto, ma dopo le guerre napoleoniche l'Europa stava in condizioni penose, fu devastazione ovunque. Ma peggio ancora, dopo si è ritornato un pochettino all'età della pietra storica, io dico, nel senso che l'età della pietra, dopo la rivoluzione industriale, quindi si prevedeva e si sarebbe dovuto prevedere un nuovo impulso economico, ma specialmente per le masse popolari, per il popolo, non per le grandi industrie. C'era il lavoro, sì, c'era il lavoro, ma molte cose non venivano neppure come salari, come i diritti del lavoratore, neppure all'epoca arguite, neppure prese in considerazione. C'è stata in questo una rivoluzione negativa, io la chiamo. Ma le rivoluzioni non sempre sono positive, anzi quasi sempre negative. Comunque noi ci salutiamo facendovi vedere questo libro che è molto bello, lo consiglio, curato nei minimi particolari, 200 pagine con tantissime foto. Il costo è accessibile, 14,90, quindi parliamo di 15 euro. E soprattutto non è da trascurare il fatto che scrivere il romanzo è già una cosa difficile, ma scrivere un romanzo storico non è cosa semplice. Quindi ho letto pure con attenzione pure le prefazioni. Effettivamente Matteo Piantedosi ha fatto un dono veramente bello, perché ha sentito suo questo testo, e quindi è stato molto valorare quello che ha scritto. E niente, Carmine, io ti saluto, ti ringrazio per questa tua disponibilità, per aver presentato questo testo, e speriamo che su Fradiano se ne scrivi ancora tanti. Lo presenterò in questi giorni in due scuole, e sarà molto bello sentire e confrontarsi con gli alunni. Sì, questo poi... Molto spesso gli alunni sono un po' avulsi da questa realtà e da questo modo di, non di interpretare, ma di condividere la storia, quella vera, ritrovare la veridicità storica di alcune persone, alcuni personaggi, alcune storie non più finte, ma realmente succedute. E questo fa parte del compito. Ti dico questo, io spesso sono nelle scuole, i ragazzi sono molto più intelligenti di quanto noi possiamo credere. Loro sanno riconoscere i valori, cioè il valore e i valori. E quando tu dici sempre la stessa stupidaggine, le stesse cose, loro non ti ascoltano. Ma quando ti vedono che sei una persona che è diversa, che dice qualcosa di interessante, di importante, ti posso garantire che loro si interessano tanto. Siamo noi noiosi ai loro occhi, te lo posso garantire. Quindi ti auguro una buonissima serata, Carmine, grazie. Ti saluto e ti ringrazio dell'intervento. No, sei stato gentilissimo, ci hai fatto uno spaccato sul periodo, ma soprattutto su questo personaggio, ti ripeto, che è un mito autentico. Grazie ancora. Eh sì, un mito, una leggenda, hai ragione, grazie. A te grazie.